In migliaia hanno sfilato per le vie del centro di Lecce in occasione del Salento Pride, che dopo 8 anni è tornato nella città del Barocco per ribadire l'importanza di ogni vita, del suo benessere psicofisico e della dignità di ogni essere umano a prescindere dal proprio orientamento sessuale. Una manifestazione dove si rivendicano dei diritti civili essenziali, minimi, ma dove ogni anno si raggiunge un mattoncino. Siamo stanchi e stanche di subire discriminazione, di subire violenze e siamo qui per chiedere a gran voce che sia rispettata la dignità umana. La discriminazione e la violenza omo, lesbo, bi, transfobica è qualcosa di molto presente nella nostra società ed è il motivo per cui ancora oggi celebriamo i Pride. Il corteo si è snodato lungo le vie principali della città, partendo da Porta Napoli e poi risalito lungo Viale Otranto e terminato in Piazza Libertini. Oggi siete qui con quale spirito? Di far capire che bisogna essere orgogliosi della propria natura. Sono venuta con la mia mamma che mi ha sempre insegnato che non c'è nessun problema nel nessun tipo di amore, basta stare bene, basta essere felici. Sono qui con lo spirito di sorellanza, fratellanza, insomma. Mi piace essere qui per dimostrare il mio supporto. Lei da mamma oggi con che cuore è venuta qua? Per sensibilizzare un po' i diritti dei nostri figli. Che cosa servirebbe in più secondo te? Più libertà di espressione, perché la gente, soprattutto chi fa parte della comunità LGBT, viene molto soppressa, soprattutto nei paesini, perché ancora la gente non comprende.